Stiamo parlando di un qualche cosa per noi molto lontano, cioè fondamentalmente negli Stati Uniti ci sono stati 6 casi di eventi avversi gravi, di trombosi, di cui uno mortale, su circa 7 milioni di vaccinati, ovvero un rischio inferiore allo 0,00001%, quindi meno di un rischio di un evento avverso ogni milione di vaccinati. Allora, ogni milione di persone che viene vaccinata avrà evidentemente la possibilità di non andare incontro né alla morte né alla polmonite grave né alla morte. Quindi questo, se noi perdiamo di vista l'obiettivo, abbiamo perso la battaglia in partenza. Allora, la domanda è questa: gli Stati Uniti si possono permettere di stoppare Johnson & Johnson? Certamente sì, hanno 300, 400, 500 milioni di dosi nei loro magazzini di Pfizer e di Moderna e avranno a breve CureVac. Noi possiamo permetterci, come vecchia Europa, di mandare a bagno i due vaccini su cui abbiamo scommesso di Cioè più, che sono AstraZeneca e AstraZeneca e Johnson & Johnson Johnson? e No, Johnson? non possiamo farlo e se lo facciamo commetteremo un errore che sarebbe un errore mortale, proprio nel vero senso della parola, un peccato capitale. Perché noi avremo perso di vista quello che è il nostro obiettivo. Noi non siamo qua per nascondere gli effetti collaterali, che sono persin troppo, secondo me, esageratamente messi in luce. Siamo qui per essere trasparenti e la trasparenza è che i Passa anche per il benefici, fatto di anche di dire questi non due ne vaccini, possiamo fare a sono meno. sicuramente superiori a quelli che sono i rischi Ok, da Alessio, vaccinazione. torniamo un attimo sui numeri e poi ritorno dal professore.